trattativa fra amministrazione e sindacati per la mobilità dei docenti. L'incontro programmato per lunedì pomeriggio, 30 gennaio, al Ministero è saltato per la inspiegabile mancata convocazione dei sindacati. Su che cosa si sta impantanando l'accordo? Onorevole Silvia Chinimenti, quali punti controversi in questo accordo sulla mobilità? I punti controversi sono moltissimi, tant'è vero che ovviamente il ministro dovrà ricevere nuovamente i sindacati perché ancora non si è arrivati ad un accordo definitivo. È chiaro che è molto difficile mettere mano al tema mobilità in un momento in cui è andato a regime il piano assunzionale della Buona Scuola, della 107, e noi avevamo denunciato nel 2015 che le ripercussioni sul mondo della scuola sarebbero state devastanti anche da questo punto di vista, quindi dal punto di vista della continuità didattica per gli studenti. Il piano si è preteso dal governo di fare un piano su base nazionale per persone con un'età media tra i 40 e i 50 anni, quindi con famiglie al seguito, e quindi di spedire queste persone, di assumerle a centinaia di chilometri di distanza. Questo ovviamente ha generato il caos che abbiamo visto quest'anno e che sicuramente si ripeterà l'anno prossimo. Peraltro ci sono stati moltissimi errori dovuti ad un algoritmo che non ha funzionato e che ha fatto sì che docenti magari con molto punteggio venissero mandati molto lontani ed altri con meno punteggio assunti sotto casa, e tutto questo non ha consentito ovviamente un avvio dell'anno scolastico regolare. Continuità didattica e mobilità non sono due concetti in contraddizione fra di loro? Bisognerebbe sempre agire in modo da garantire che ci siano entrambi. È chiaro che poi ci sono i diritti dei docenti a ricongiungersi alle loro famiglie, ma al contempo sì, un governo responsabile deve mettere al primo posto la continuità didattica per gli alunni, quindi non si può pretendere di fare un piano su base nazionale scriteriato come è avvenuto, e si devono trovare delle regole che poi non si derogano. E davvero siamo in una situazione di grande caos in cui il governo fa le regole, poi le deroga egli stesso, e quindi non si ha neanche la certezza del diritto e gli insegnanti. Beh, in questo momento che cosa è più importante, la continuità didattica o la mobilità? Sono entrambe questioni importanti. Chiaramente con i numeri che abbiamo avuto quest'anno dei trasferimenti, e quindi con 2,5 milioni di studenti che hanno cambiato più di un professore dall'inizio dell'anno, noi crediamo che ci debba essere un'assoluta inversione di rotta e che si debba andare nella direzione di garantire il prossimo anno a settembre gli insegnanti stabili sulla loro cattedra e quindi la continuità didattica agli studenti. Non si può assolutamente continuare in questa situazione emergenziale. Il perno su cui ruota tutto è sempre la legge 107. Ci aiuta a capire perché si sta blindando la legge 107, che ha avuto la caratteristica rara di scontentare tutti? La legge 107 si sta blindando perché chiaramente non c'è l'intenzione da parte di questo governo, che in realtà è una replica di un governo Renzi, di ammettere gli errori compiuti fino in fondo. Quindi non c'è l'umiltà di dire abbiamo sbagliato tutto, adesso ci fermiamo un attimo e ricominciamo da capo. Poi c'è la questione delle deleghe. Onorevole Luigi Gallo, Movimento 5 Stelle. Credo che con queste deleghe intanto si sta facendo un dibattito dove stanno emergendo tutti i punti critici e sono tutti concordi che si vuole anche con queste deleghe inserire in un cerchio e in un quadrato. Il quadrato è la legge 107, il cerchio sono delle deleghe che cercano di migliorare alcuni aspetti, ma che non entrano nel contenitore della buona scuola in sostanza. Quindi c'è da fare un lungo lavoro, questo sì, perché bisogna ripulire molto le norme, bisogna ripulire tutti i problemi che ha creato questo governo, ma senza calare dall'alto una nuova riforma, questa volta partendo dalle esperienze virtuose delle scuole, partendo dalle esperienze virtuose dei docenti e portarle a sistema nel sistema nazionale di istruzione. Molti sostengono che scardinare la legge 107, come voi state promettendo, se dovesse andare al governo, non sarà possibile, al massimo si potranno cambiare alcuni punti, è così? Assolutamente no, noi al governo possiamo cambiare, legiferare,
in opposizione a quello che ha fatto la buona scuola. Per esempio si può cancellare subito la chiamata diretta, si possono cancellare subito il bonus del merito e la card docenti e trasferire quelle risorse a retribuire la formazione dei docenti, ogni ora di formazione dei docenti. Misure che sono alla portata di un legislatore, si possono fare per eliminare questo impianto che sostanzialmente, ricordiamo, ha messo le scuole in concorrenza tra loro ad accaparrare studenti, i docenti in concorrenza tra loro ad accaparrare un bonus di merito e gli studenti in concorrenza tra loro per voti, borse di merito, quindi una scuola che non risponde in realtà alle esigenze che poi si trovano i cittadini quando escono nel mondo reale e si trovano a dover avere altri tipi di anche competenze che non vengono sviluppate da questo impianto.